sarei un peso leggero allora. Comunque, buonanotte Tom, è un grande rischio e basta. Va bene, poi in studio abbiamo un'altra volta, ma probabilmente lo avremo sempre perché è entrato a far parte della nostra grande squadra, il mitico Flavio Rollo. Buonasera a tutti, contento di essere qua anche oggi. Allora, beh, io oggi presentando... Dal tono di voce non si direbbe, Flavio, vieni da un funerale? No, 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 per fortuna no. Per lui fortuna è molto professionale, mica come te, che sei proprio partenopeo quando fai così, guarda. Vabbè, un po' di brio, stile sudamericano, non fa male. Beh, infatti, il petisso per te è perfetto. È giusto, Alberto? Se fossero tutti allegri o tutti tristi sarebbe, sarebbe brutto. Sarebbe... Diciamo che sono un po' arrabbiato per il rinnovo sponsor, quindi questo è il... È vero, ma invece sono contento, Flavio. Mi fa piacere che abbiamo continuato questo rapporto. Certo, anche io sono uno che è per la maglia senza lo sponsor, però sono contento comunque del rapporto con Qatar Airways. Se serve che si faccia. Se tutto quello quello fosse i problemi, va bene, hai già scavallato scavallato la scaletta, proprio tipicamente romano. Abbiamo scavallato la scaletta però riprendiamola. Allora 60 minuti, sì, esattamente. Ovviamente dobbiamo parlare di mercato, anche perché oggi vi ho preparato un po' di contributi audio con insomma la voce, sentirete la voce di Lucas Digne, di Samuel Umtiti e di Denis Suarez, però vi ho anche una chicca su Xavi Hernandez che insomma ci ricorda il bello di essere un culé. Poi non dico altro, ma ve lo racconto quando lui sarà pronto. Adesso parliamo, intanto cominceremo col mercato. Il mercato che vede il Barça, diciamo, protagonista fino a un certo punto. Noi poi siamo anche un po' ipercritici. No, perché poi dobbiamo anche dire che non ci muoviamo, rischiamo di perdere tutto, Nolito è perso, Vietto è perso, o si perderà, o Gameiro, chiedono troppo. Però bisogna anche capire, insomma, che la cosa importante era mantenere l'ossatura e mantenere quelli che c'erano, e poi rinnovandoli anche, perché adesso si apre tutta la partita dopo il rinnovo di Neymar, anche quello di Leo e poi quello di... scusate, Neymar e Busquets, ma anche quello di Leo e quello di, appunto, di Suarez, e poi insomma sul mercato stiamo pensando e valutando di prendere giocatori che siano anche per il futuro, e per questo insomma ci sono arrivati tre giocatori ben 22 anni ciascuno. Per quanto poi invece riguarda la pretemporada, come direbbero in Spagna, no? Il precampionato, che la prestagione la dice, ma in Italia la conosciamo come il precampionato, più che un precampionato adesso giocato, è un precampionato invece di preparazione. Si sono visti finalmente ieri riuniti alla Città Deportiva San Juan de Despí i giocatori del Barça, quelli che sono convocati adesso, per esempio Leo ha avuto da Luis Enrique e dallo staff tecnico e dal club un'altra settimana in più di ferie. Neymar non ci sarà insieme a Rafinha perché sarà occupato nei giochi olimpici. Nei giochi olimpici avremo gli altri dell'Eurocoppa Bravo e Mascherano come Leo, che ancora stanno facendo la vacanza essendo arrivati fino in fondo. Leo nella, è in divisa. Nella, Leo è tornato, no, Leo è tornato, Leo è tornato dalla tua amica, la nostra amica a Casteldefels. La tua amica Adriana Pardala a Casteldefels. Esattamente. Stavano lì in Charrua, Marco. Come? Stavano lei in Charrua a Casteldefels. Sì, esatto, per questo insomma abbiamo saputo che Leo sta a Casteldefels, perché è pubblicata questa foto di un tifoso che se l'è fatta col Charrua perché stavano con Luisito Suarez e le famiglie, perché stavano a pranzo. Chissà se
se la nostra amica Adriana li scoverà lì a Casteldefels. Per forza, perché vanno sempre allo stesso supermercato a comprare cose, così che qualche volta la trova. E quindi dicevamo, stanno rientrando, intanto però ci sono molti giocatori, perché ci sono anche quei giocatori che in teoria dovrebbero essere in esubero, e tutti a Barcellona dicono una cosa: attenzione alla sorpresa Cristian Teio. Noi stiamo cercando il quarto attaccante, però attenzione, perché il Teio vorrebbe tornare a Firenze. Come al solito le squadre italiane, l'abbiamo visto con la Roma per Vermaelen, la Lazio Cadriano, adesso pure la Fiorentina ci si mette, vorrebbero che il Barça fosse una grande, un grande patrocinatore tipo l'Unicef, no? Appunto, che regala le cose, no? No, noi non regaliamo nulla, vogliamo il giusto, e il Barça giustamente vuole il giusto per Teio, per Cristian Teio. Sembrano molto distanti le parti da quello che abbiamo visto in questi giorni, eppure tutti dicono: ma se Teio rimanesse, dopo aver fatto bene a Oporto e aver fatto bene 6 mesi nel campionato italiano a Firenze, chissà se Cristian Teio lì a sinistra, sostituendo magari in questo primo mese Neymar, oppure quando manca Charrua rimettendo Leo falso 9, giocando così, possa essere utile. Questo è un tema che dobbiamo commentare e affrontare. Penso che lo deve vedere e affrontare più di tutto Lucio. Questo è fuori ombra di dubbio, con questo siamo pienamente d'accordo. E quindi ci sono giocatori anche in esubero. Andiamo in cerca sempre di un attaccante, come abbiamo detto, e chissà magari anche di un centrocampista. Poi abbiamo il calendario, insomma, noi abbiamo titolato oggi il calendario di Liga, perché ragazzi, la verità è che noi stiamo lì perché venerdì scorso sono usciti finalmente i calendari della Liga. Allora, il campionato comincia? Il campionato adesso ti dico, il campionato comincia il 21 e il Barça giocherà il Betis. Bravissimo, giocherà con il Betis Siviglia il 21 di agosto. Poi ci abbiamo, per la contentezza di Flavio, ci abbiamo il 28 agosto Athletic Club Bilbao Football Club Barcellona. E lì penso che vai al San Mamés, no? Sicuramente andrò, ma la cosa bella è anche che sarò anche all'Alavés Barcellona, quindi a Vittoria. Mi aspetta sicuramente la mia fidanzata, quindi no, oltre che aspetta, la salutiamo perché ci può ascoltare. Sta ascoltando Vittoria, sicuramente. Come si chiama? Ichas, che vuol dire in basco mare. Beh, bellissimo. Bellissimo. Senti, ma in napoletano mare come si dice? Omar. E ci sono ragazze che si chiamano Omar. Poi una che si chiama con nome maschile, faticherei anche a credere che sia una donna. Calmo. Stai esagerando. Comunque io volevo mettere in rilevanza che scusa Flavio, ma era un attimo. Mettere in rilevanza il fatto che comunque vedi c'è qualcosa che i baschi superano i napoletani. C'hanno un nome femminile che significa mare, quando voi alle donne Omar non glielo date come nome. Lo vedi? No, non l'ho mai sentito. È come in spagnolo quando dici mar. Per tutte le donne di si chiama ragazza mar. Proverò a chiedere. Va bene, dai. Abbiamo mare qua, no? Vabbè, mare è un'altra infatti cosa. Mia nonna catalana la chiama Mar, non la chiama la chiama Mar, la chiama... No, Mar. Io rido perché dico al limite non lo so, la potremmo chiamare Abiz, va bene, è un nome maschile, no, ma quello è napoletano, quello mare, esattamente. Però sì, diciamo che sono ansioso di tornare al nuovo San Mamés, grande tifoseria, grande stadio, sono insomma catalani e baschi, siamo famiglia, insomma, quindi sono sempre entusiasta di andare per quelle zone. Allora, invece, quello andiamo a vedere la cosa che diceva
Flavio prima, perché noi giocheremo a Vittoria contro l'Alaves. Per chi non lo sapesse, l'Alaves, il Deportivo Alaves, non è della città che si chiama Alaves, non è appunto come la città di Sampdoria per Sampdoria Calcio, ma bensì appunto è la squadra della città di Vittoria, che poi è la capitale del Paese Vasco e appunto della regione Alava. Esattamente, perché... Alava, per questo Deportivo Alaves. E giocherà il 12, poi tu mi hai detto a dicembre, però io da qui dal calendario vedo il 12 febbraio. Ah, perfetto, no, però lì sempre là a Vittoria, quindi perfetto. Sicuramente Vittoria. Farà freddo, probabilmente perfetto. Farà più freddo di dicembre. Ho letto male. Febbraio, sì. Ma tu forse perché c'avevi in mente poi, che giorno di febbraio? Qui è riportato il 12, poi bisognerà. Siamo senza Champions quel periodo, quindi sicuramente giocheremo di domenica, a meno che non ci spostano. Speriamo nel primo pomeriggio, perché se no lì ti muori dal freddo. Io spero alle 4, a mezzogiorno. La famosa partita del Barça a mezzogiorno. E appunto il 12 febbraio siamo a Vittoria nel Paese Vasco contro il Deportivo Alaves. Però tutti ovviamente già lo sapete, però noi lo diciamo in questa puntata. State aspettando quando c'è il classico. Il classico lo giochiamo prima in casa al Camp Nou e è datato 4 dicembre 2016. Il ritorno invece al Santiago Bernabéu invece è previsto per il 23 di aprile 2017. Però rimaniamo in tema calendario all'inizio, perché abbiamo detto il Barça, come diceva giustamente Francesco, comincerà la prima partita il 21 contro il Real Betis Balompié al Camp Nou, poi il 28 si andrà al nuovo San Mamés, alla cattedrale del calcio basco, contro l'Athletic Club. Poi c'è la sosta per le nazionali, si riprende il giorno della festa di Catalunya, l'11 settembre contro il Deportivo Alaves, proprio al Camp Nou. Il 18, attenzione, si va a casa di un'altra, incontriamo un'altra neopromossa, perché il Leganés si va a casa del Club Deportivo Leganés il 18, e attenzione perché qui ci abbiamo un trittico. Ci abbiamo mercoledì 21, ragazzi, mercoledì 21 al Camp Nou ci sarà il Club Atletico de Madrid, e questa è la prima partita insieme all'Atletico Club Bilbao, veramente importante. E la domenica 25 settembre si va a giocare su un campaccio, su quei campi in cui Pep Guardiola dice è lì che vinci la Liga, non lo vinci al Bernabéu, al Vicente Calderón, cioè al Molinón di Gijón contro lo Sporting, quindi contro gli asturiani di i parenti di Luis Enrique, il 25, e quindi si chiude il mese di settembre. Insomma, io penso che sia una... C'è questo fatto dell'infrasettimanale con l'Atletico Madrid che ci sconvolge un pochino, uno per andare là, due per vedere la partita, due proprio per il fatto del trittico. Sicuramente ci sarà di mezzo anche cominciare la Champions, quindi non sapendo poi con chi vai a giocare in Champions, c'hai anche questo presupposto. Per chiudere la questione del calendario, che così poi io vi chiedo subito un parere, vi dico subito che come l'anno scorso, e questa è una cosa che per esempio mi faceva notare Giuseppe Deserio, che purtroppo stasera non può essere dei nostri, noi abbiamo, tranne la partita con l'Atletico Madrid e con il Real Madrid, abbiamo tutte le altre fuori. Si va, abbiamo detto, a Bilbao il 28 di agosto, si va a Valencia il 23 di ottobre, si va a Siviglia il 6 di novembre. Ma sì, voglio citare una partita nel bel mezzo di quella cinquina di partite, diciamo un poco più toste, tra cui c'è anche il classico. Si va alla Noeta. Bravissimo, lo stavo dicendo. Si va. Penso che quello è il campo più stregato. Ah, quello sicuramente. Ma forte, non, no. Non vinciamo dal 2007. Si va alla Noeta, il 27 novembre, e guarda caso prima del classico col Madrid. Attenzione perché si va su un altro campaccio dopo il classico, cioè si va a Pamplona contro l'Osasuna, un campo difficilissimo. Io ricordo ancora il bellissimo gol
in sforbiciata di Ronaldinho. E poi c'è il derby il 18 di